Evolvenza, reincarnazione, evoluzione della coscienza. Vitaliano Bilotta fu chiamato dal presidente, la reincarnazione di un direttore generale, una storia vera, i libri del Casato, il giornale dei misteri. Il lavoro negli enti pubblici italiani degli anni 70. Il protagonista, un burocrate inserito in un contesto ambiguo e corrotto, si dibatte fra gli obblighi professionali e i dubbi di coscienza. Nella formula della narrativa attiva, l'autore racconta gli eventi e li commenta in chiave karmica, dove ogni azione e ogni pensiero rivelano un'esigenza evolutiva che conduce inesorabilmente ad una coscienza più ampia.